Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo appuntamento del ciclo di webinar sull'Asset Integrity che quest'anno stiamo portando avanti sulla scorta dell'esperienza dello scorso anno. Aspettiamo giusto qualche minuto per permettere a tutti i partecipanti di collegarsi. 1 o 2 minuti e poi partiamo. Grazie per l'attesa. Bene, direi che possiamo partire con l'appuntamento di oggi. Grazie ancora per la vostra presenza. L'argomento è un argomento sicuramente molto interessante e rappresenta una metodologia avanzata che viene utilizzata in ambito dell'ingegneria di manutenzione. Per alcune valutazioni estremamente dettagliate e precise, e anche come strumento predittivo. La presentazione verrà portata avanti da Matteo Vincitorio, a cui passerò la parola a breve. Colgo l'occasione per insieme a voi scorrere velocemente e ricordarvi di i prossimi appuntamenti del ciclo di webinar che stiamo quest'anno portando avanti. Abbiamo iniziato con l'analisi FMEA, che è la, diciamo, metodologia principale che l'ingegneria di manutenzione porta avanti nei suoi studi. Abbiamo lo scorso appuntamento sviluppato da Niccolò, trattava la metodologia RCM per lo sviluppo dei piani di manutenzione. E oggi, come vi ho già anticipato, ci concentreremo sulla metodologia RAM, che è uno strumento di tipo simulativo, per la valutazione delle prestazioni di un sistema di manutenzione. E a giugno e a luglio ci saranno invece due argomenti che riguardano specificatamente, sono più legati agli impianti di processo. E quindi avremo il 10 giugno l'analisi AZOP per la valutazione dei rischi negli impianti di processo e a luglio avremo invece un appuntamento dedicato alla metodologia per lo sviluppo dei piani ispettivi, quindi la Risk-Based Inspection e l'Integrity Operating Window. Vi ringrazio perché anche quest'anno stiamo riscontrando una buona partecipazione e interesse soprattutto agli argomenti trattati. E non mi rimane che lasciare la parola a Matteo e poi ci vedremo, come al solito, al termine della chiacchierata di Matteo per le domande che vi invito a porre nella chat che trovate a destra nella barra della finestra di GoToWebinar. Inserite pure le domande, poi mentre Matteo parla faremo un rapido elenco per poterle poi discutere e per poter poi rispondere nell'ultima parte dell'appuntamento. Buon ascolto e a dopo. Buongiorno a tutti, mi presento rapidamente, sono Matteo Vincitorio
e all'interno di Sipex mi occupo di asset integrity, quella disciplina comprendente l'ingegneria di manutenzione che si occupa del mantenimento dell'integrità delle risorse, quindi degli asset, durante il loro ciclo di vita. Un importante metodo che è a supporto dell'attività di manutenzione e che approfondiremo oggi è l'analisi RAM, uno dei metodi maggiormente utilizzati nell'ambito dell'ingegneria di manutenzione insieme a FMEA e RCM, di cui abbiamo trattato nei precedenti appuntamenti. Partiremo inizialmente introducendo alcuni concetti generali, anche per ricollegarsi a quanto discusso nei due precedenti incontri. Procederemo con un'analisi approfondita degli step da seguire nell'esecuzione di un'analisi RAM, analisi che sarà accompagnata da un caso di studio didattico per facilitare la comprensione. Proseguiremo poi con l'analisi dei benefici che si ottengono dall'applicazione del metodo, unitamente agli svantaggi in cui si può incorrere, e infine vedremo alcune possibili applicazioni del metodo e lasceremo uno spazio per eventuali domande e richieste di chiarimento. Innanzitutto dobbiamo definire che cosa è la manutenzione. La UNI 10147 definisce la manutenzione come la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, quindi non solo la mera attività di riparazione o sostituzione, ma anche le azioni gestionali. La manutenzione quindi è un processo suddiviso in più fasi. In primo luogo c'è la progettazione per la definizione delle politiche di manutenzione da adottare. Successivamente si ha la pianificazione, che consiste nella schedulazione delle attività, segue poi l'esecuzione delle attività di manutenzione con la relativa registrazione degli interventi, quindi la fase di consuntivazione e controllo. Infine si ha la fase di misura e feedback, all'interno della quale si possono ricavare dei KPI, cioè degli indicatori di prestazione che ci permettano di capire come si sta performando a livello di processo manutentivo. Il metodo che andremo ad approfondire oggi è di particolare utilità per le fasi di progettazione, pianificazione e misura e feedback. In questo diagramma sono rappresentati anche il metodo di FMEA e di RCM, illustrati nei precedenti appuntamenti, di cui vi riporto il link del video per chi non avesse avuto la possibilità di partecipare e voglia recuperare gli argomenti discussi. Il termine RAM è un acronimo che sta per Reliability, Availability and Maintainability Analysis, quindi analisi di affidabilità, disponibilità e mantenibilità. L'analisi RAM è un metodo che consiste nella valutazione quantitativa della disponibilità di impianto o di un sistema produttivo più in generale tramite la simulazione, ovvero tramite l'utilizzo di un modello numerico che replichi la realtà fisica. L'analisi RAM può servire, nel caso di un sistema esistente, a valutare gli effetti di possibili modifiche al processo produttivo, che siano esse di natura progettuale o di natura gestionale. Ad esempio, permette di validare la bontà delle modifiche apportate al piano di manutenzione frutto dell'analisi FMEA-RCM, dando una stima quantitativa della disponibilità del sistema. Se invece consideriamo di essere in fase di progettazione di un sistema produttivo, può servire per la selezione fra alternative progettuali differenti, come ad esempio la selezione della politica di manutenzione o per l'acquisto di macchine con parametri di affidabilità e mantenibilità differenti, oppure per valutare l'introduzione di ridondanze. Quindi è un metodo che si può applicare per varie fasi del processo manutentivo, fra cui la fase di progettazione e pianificazione, ma anche di implementazione e revisione dei piani manutentivi, poiché è una tecnica che permette di avere una misura di prestazione delle azioni intraprese. Lo strumento utilizzato dal metodo è la simulazione. In particolare, nell'analisi RAM viene costruito un modello di simulazione. Dunque, si costruisce una rappresentazione del sistema sotto analisi in una forma che sia grafica, logica e o numerica e che sia tale da replicare sotto il punto di vista funzionale
il comportamento dinamico del sistema. Esistono varie tipologie di modello in funzione di vari fattori, fra cui l'evoluzione temporale. Nell'analisi RAM il modello è a eventi discreti, ovvero è un modello tale da avere dei cambiamenti di stato del sistema non in continuo, come può avvenire ad esempio in un modello dinamico FEM o CFD, ma in un insieme discreto di istanti temporali, cioè in occasione di un determinato set di eventi. Lo studio di simulazione prevede vari step sequenziali che affronteremo nel dettaglio e che vedete qui riportati, e saremo accompagnati da un esempio a scopo didattico. La fase preliminare consiste innanzitutto nella definizione del problema, in cui l'analista che esegue lo studio deve tradurre in obiettivi concreti i sintomi espressi dal committente dello studio. Ciò è importante perché il modello cambia in funzione dell'obiettivo. È quindi indispensabile definire e condividere esattamente col team di progetto quali sono le risposte che vogliamo dalla simulazione e soprattutto per quale scopo si esegue lo studio. Fra i possibili scopi di uno studio di simulazione ci sono la valutazione delle prestazioni di un sistema in senso assoluto e in particolare nella RAM le prestazioni legate al processo manutentivo, il confronto di più soluzioni alternative, che siano esse soluzioni fisiche o soluzioni a livello gestionale. Può servire per fare analisi di sensitività, quindi per capire quali fattori influenzano maggiormente le prestazioni del sistema, oppure per analisi dei colli di bottiglia, quindi per individuare quali sono gli elementi critici e valutarne il rilassamento. Oltre alla definizione del problema, si ha la fase di definizione del sistema, in cui si identificano i limiti di batteria del sistema sotto analisi. Questo passaggio è importante cercare di circoscrivere quanto più possibile al sistema i suoi limiti, in modo tale da poter successivamente elaborare un modello semplice. Si ha poi la formulazione del modello concettuale, in cui tramite costruzioni grafiche o in forma discorsiva si elabora una replica funzionale della realtà fisica. Solitamente questa fase viene condensata nella fase di modellazione software che vedremo più avanti. Infine si ha il progetto degli esperimenti, preliminare durante la costruzione del modello e finale dopo la validazione del modello, in cui si decidono quali modifiche applicare rispetto alla configurazione as is, per poi valutarne l'impatto sulle prestazioni. Il modello di simulazione può essere quindi definito come un vero e proprio strumento di sperimentazione. La fase successiva è la preparazione dei dati d'ingresso. In questa fase vengono estratte le informazioni di carattere quantitativo da fornire in pasto al modello. In un modello di simulazione RAM, i dati di ingresso tipici possono essere i dati di affidabilità, quindi i dati di guasto e, se disponibile, anche l'output dell'AFMEA, da cui ricavare gli effetti conseguenti degli eventi di guasto, i dati di manutenibilità, quindi i tempi di manutenzione, le informazioni inerenti alla logistica della manutenzione, come ad esempio i tempi di attivazione delle risorse di manutenzione, e le informazioni inerenti alla gestione dei materiali, e quindi le politiche di gestione del magazzino delle parti di ricambio e delle attrezzature di manutenzione. Le fonti da cui ricavare queste informazioni sono tipicamente i dati storici, attraverso cui ad esempio si possono ricavare i tassi di guasto dei componenti, i rilievi diretti che permettono di avere ad esempio una stima dei tempi effettivi di manutenzione, la documentazione tecnica e le interviste ai responsabili della manutenzione, ai progettisti, al personale di impianto. A titolo di esempio, consideriamo di aver definito come sistema da analizzare un sistema di pompaggio di cui possiamo definire due componenti, cioè il motore elettrico e il corpo pompa. Abbiamo raccolto i dati di input che consistono nel mean time to failure, con l'acronimo MTTF, che è il parametro
di affidabilità che ci fornisce il tempo medio che intercorre fra due guasti successivi. Qui fissato pari a 500 ore per il corpo pompa e 1000 ore per il motore elettrico, valori che supponiamo aver ricavato ad esempio da un database. Considerando che i componenti sono nella loro fase di vita utile, i tempi a guasto hanno una distribuzione probabilistica esponenziale negativa. Altro dato è il Mean Time to Repair, con acronimo MTTR, che è il parametro di manutenibilità che ci fornisce il tempo medio di esecuzione dell'intervento di riparazione o sostituzione, pari a 40 ore per il corpo pompa e 30 ore per il motore elettrico, valori che supponiamo aver ricavato dallo storico del funzionamento della pompa. Dall'analisi dello storico abbiamo anche osservato che la distribuzione dei tempi di manutenzione segue una distribuzione probabilistica normale con deviazione standard di 10 ore e 5 ore rispettivamente per corpo pompa e motore elettrico. Una volta definiti i dati di input, si prosegue con l'elaborazione del modello software. Nell'analisi RAM, il modello software consiste nella costruzione del Reliability Block Diagram, con acronimo RBD, che è una particolare rappresentazione affidabilistica che pone i componenti del sistema in serie o in parallelo in funzione di ciò che succederebbe alla funzionalità del sistema in caso di guasto dei suoi componenti. In questa fase vengono quindi definite non solo le entità soggette a guasto e manutenzione, ma anche le risorse relative al processo manutentivo, come gli operatori di manutenzione e i materiali. Definito lo schema RBD con entità e risorse, si possono introdurre i dati relativi all'affidabilità e alla manutenibilità, dopodiché è tutto pronto per lanciare il run della simulazione. Per comprendere meglio in cosa consiste la rappresentazione software in Reliability Block Diagram, riprendiamo l'esempio della pompa. A sinistra vedete un modello RBD in serie formato da corpo pompa e motore elettrico. La configurazione serie significa che il sistema pompa va in avaria nel momento in cui si dovesse guastare anche uno solo dei due componenti. A destra vedete invece un modello in parallelo costituito da due pompe a loro volta formate da corpo e motore. La configurazione parallelo significa che il sistema pompa va in avaria se e solo se si guastano entrambi i rami. Quindi ciò che è modellato nella figura di destra rappresenta un sistema in cui si hanno due pompe, entrambe operative, in cui è sufficiente che ne funzioni solo una per garantire il corretto funzionamento del sistema. In figura trovate l'importazione dati relativa alla pompa in esame. Il programma utilizzato per effettuare la simulazione è il software Bloxim, quindi la grafica è quella tipica di questo software, ma diciamo che è piuttosto rappresentativa dei principali software di simulazione RAM in commercio. I dati importati sono relativi al corpo pompa e potete notare il dato di affidabilità con modello EX1, cioè esponenziale negativa, con parametro 500 ore, il dato di manutenibilità con modello NOR, cioè normale, con parametro media di 40 ore, e deviazione standard di 10 ore. In termini di risorse, in questo esempio non è stato definito un team di operatori di manutenzione né un magazzino di parti di cambio, ma il software, come vedete, permette appunto di introdurle. Nell'esempio rappresentato si è solo modellata la manutenzione correttiva, ovvero successiva al guasto, ma come potete vedere, si potrebbe anche definire un'attività di manutenzione preventiva e quindi implementare i piani di manutenzione.
Volendo approfondire la logica di funzionamento del modello software, all'interno di una simulazione dinamica ad eventi discreti, le entità modellate e le risorse cambiano il proprio stato in corrispondenza di eventi, quindi in un insieme discreto di istanti temporali. Ad esempio, una macchina, che quindi è un'entità, passa da una condizione di corretto funzionamento, e quindi da uno stato operating, ad una condizione di avaria e quindi a uno stato fail nel momento in cui si verifica l'evento di guasto di un suo componente. La macchina rimane nello stato fail finché non interviene l'operatore di manutenzione che inizia la riparazione. Quindi alla fine della riparazione si avrà il passaggio allo stato operating. La risorsa operatore di manutenzione, ipotizzando che inizialmente sia disponibile, passa dallo stato idle, quindi non occupato, a busy nel momento in cui inizia la riparazione. Al termine della riparazione tornerà allo stato idle. Una delle caratteristiche fondamentali che rende la simulazione uno strumento potente per analisi complesse è la possibilità di generare eventi non solo deterministici, ma anche stocastici, quindi quegli eventi affetti da casualità, quali sono i guasti e gli interventi di manutenzione. Tipicamente i tempi di guasto seguono una distribuzione di probabilità che in funzione dell'andamento del tasso di guasto nel tempo può essere o una distribuzione esponenziale negativa o una distribuzione Weibull. Per quanto riguarda i tempi di manutenzione, questi sono spesso ben rappresentati da una distribuzione normale o log normale, essendo gli interventi di manutenzione dati da una somma di attività sequenziali. La tecnica che viene utilizzata dal simulatore per generare gli eventi stocastici è il metodo Monte Carlo. Senza addentrarsi troppo nella teoria che sta alla base del metodo, questo consiste nell'applicare ad un campione di numeri casuali uniformemente distribuito tra 0 e 1, la funzione inversa dell'accumulata di densità di probabilità che si desidera replicare. Nella slide trovate come si può generare una distribuzione esponenziale negativa. Generando un campione di numeri distribuiti uniformemente tra 0 e 1, operazione che può essere facilmente fatta da un computer, e applicando a questo campione la funzione meno 1 su lambda per logaritmo naturale di 1 meno y, dove lambda è il tasso di guasto del componente, si ottiene un campione con la distribuzione desiderata. Una volta costruito il modello software, si passa alla fase di verifica e validazione. La verifica consiste nel controllare se il modello costruito dall'analista si comporta come inteso da chi ha costruito il modello. Solitamente, già nella fase di costruzione del modello, si procede alla verifica, lanciando dei run di test per vedere che le sottounità che costituiscono il modello si comportino come desiderato. La validazione, invece, consiste nel controllare se il modello costruito è effettivamente aderente alla realtà fisica che si vuole rappresentare. Ciò permette di stabilire il grado di attendibilità del modello e quindi la fiducia che si può avere nel suo utilizzo. La fase di validazione viene realizzata tramite l'utilizzo di test statistici inferenziali che mettono a confronto delle indicazioni di prestazione fra quanto si è misurato nella realtà fisica e quanto risulta dalla simulazione numerica. Ad esempio, per validare un modello, si potrebbe fare un calcolo della disponibilità media del sistema reale e metterla a confronto con la disponibilità media risultante dai run di simulazione attraverso un test d'ipotesi, il test della differenza fra medie. Facciamo adesso un esempio di verifica del modello. Consideriamo a puro scopo didattico di voler implementare sulla pompa una manutenzione preventiva ciclica che ogni 10 ore di funzionamento
prevede un intervento di durata costante pari a 2 ore. Lanciamo quindi un run di simulazione che funga da test per verificare che effettivamente si replichi il comportamento desiderato. Nella definizione del lancio della simulazione si può definire la durata della simulazione intesa come l'intervallo di tempo di funzionamento del sistema che si vuole replicare e il numero di simulazioni che si vogliono lanciare. Se il valore impostato, ad esempio, è ad esempio 500, significa che si lanciano 500 cicli di simulazione, ognuno della durata prima impostata. Quindi alla fine si avrà un campione di numerosità 500 della disponibilità o dell'indicatore di prestazione che si vuole indagare. Ai fini, della verifica è sufficiente impostare un solo run di durata li limitata, in questo esempio pari a 100 ore. Per fare la verifica si può utilizzare un metodo grafico, plottando l'andamento dello stato del corpo pompa. Abbiamo uno stato up quando il componente risulta disponibile, mentre lo stato è down quando il componente è indisponibile perché è guasto o in manutenzione. Si può notare in questo caso che lo stato del corpo pompa passa da up a down ogni 10 ore di funzionamento e dopo 2 ore torna allo stato di corretto funzionamento. Quindi si può dire che la modellazione di questa particolare politica di manutenzione preventiva è verificata. La fase successiva alla verifica e validazione è la sperimentazione. In questa fase si apportano delle modifiche sul modello software di partenza che riflettano interventi di modifica lato progettuale o lato gestionale di cui si voglia valutare l'impatto sulle prestazioni del sistema. Si effettuano modifiche sulle variabili indipendenti che possono essere le scelte progettuali, come la scelta di componenti più affidabili o l'introduzione di ridondanze, le risorse di manutenzione, come la variazione del personale di manutenzione disponibile. Altrimenti, altra variabile indipendente può essere la gestione dei materiali, andando ad agire sulle politiche di approvvigionamento, sui livelli di riordine e sui lotti di acquisto, oppure l'organizzazione della manutenzione, più in generale. Una volta implementate le modifiche al modello software per rispecchiare gli interventi desiderati, si lancia la simulazione e si valuta l'impatto sulle variabili dipendenti, ovvero sulle prestazioni del sistema, che può essere, come possono essere ad esempio la disponibilità, la produttività, ma anche in termini economici i ricavi, i costi di magazzino e così via. Riprendendo l'esempio della pompa centrifuga, possiamo ipotizzare di voler valutare quantitativamente l'impatto sulla disponibilità di impianto dell'introduzione di una nuova pompa, identica a quella presente nel sistema ASIS, ma che funga da riserva. A livello di modello software, la modifica consiste nel passare da una configurazione serie ad una configurazione parallelo con switch, in cui se si ha l'indisponibilità di uno fra corpo pompa e motore elettrico della pompa normalmente operativa, si ha l'attivazione della pompa di riserva fino al ripristino della prima. Una volta effettuata la sperimentazione e lanciato il nuovo modello di simulazione, si passa all'analisi dei risultati. Questa consiste nella definizione del transitorio, ovvero di quel periodo temporale all'interno della simulazione, a partire dal quale si ha una stabilizzazione del valore medio del parametro di prestazione che si vuole indagare. Una volta individuato il transitorio, si può far ripartire il modello dall'istante di fine transitorio, così da tagliare fuori questa fase che potrebbe sporcare i risultati a causa di condizioni iniziali che non rispecchiano l'andamento a regime del sistema. Esistono metodi di tipo statistico per definire il transitorio, ma solitamente è utilizzato un metodo di tipo grafico. Altro parametro è la durata del run, ovvero l'intervallo temporale di funzionamento del sistema che si vuole simulare. Questo
Questo concetto è legato alla presenza di un errore di sperimentazione che diminuisce all'aumentare della durata di simulazione, in quanto si permette allo stimatore Monte Carlo, visto in precedenza, di generare con maggiore accuratezza la distribuzione di eventi stocastici desiderata. Di contro, aumentando la durata della simulazione, si ha un incremento del tempo di calcolo. Dunque, va individuato un tempo ottimale che permetta di avere un compromesso fra errore sperimentale e tempo di calcolo in base alle proprie esigenze. In seguito si ha la vera e propria valutazione della sperimentazione, in cui si stima se effettivamente con le modifiche implementate si ottenga un beneficio rispetto alla configurazione di partenza. Ciò è fatto tipicamente attraverso metodi di statistica inferenziale come i test di ipotesi oppure per via grafica. L'analisi dei risultati si chiude poi con la fase forse più complessa dell'intero processo, che è quella di accreditamento presso il cliente e la successiva implementazione. Un esempio di valutazione dell'introduzione della pompa di riserva vista in precedenza può essere rappresentato dal grafico della disponibilità media. Si può notare nel grafico come si passi da una disponibilità della configurazione di partenza in blu, pari circa all'86%, ad una disponibilità della configurazione modificata pari al 98%. In questo modo si può dedurre quantitativamente il beneficio che si otterrebbe con la modifica. Tra i principali vantaggi dell'analisi RAM e dell'utilizzo della simulazione abbiamo innanzitutto che è uno strumento versatile, veloce e a basso costo, o meglio, ad elevato ROI, quindi che a fronte di un investimento modesto può comportare elevati benefici. Altro vantaggio è il fatto che permette di fare una valutazione rapida di politiche e scelte progettuali alternative, e questa valutazione non è qualitativa, ma è quantitativa. È uno strumento valido per molteplici tipi di sistemi, in particolare per sistemi complessi, ed è qui che ricopre la maggior utilità. Può essere usato come strumento di analisi e previsione delle prestazioni e sopperisce a mancanze di tecniche analitiche che si possono utilizzare per sistemi semplici, per l'analisi di prestazioni. Una di queste tecniche analitiche è la teoria delle code, il cui grande difetto è il fatto che non permette di fare analisi nel caso di presenza di guasti. Quindi in un'analisi RAM si va a sopperire alla carenza della teoria delle code. Lo strumento permette di valutare eventi stocastici, quindi non solo eventi deterministici, ma anche eventi affetti da casualità, come sono i guasti e come sono i tempi, ad esempio, di manutenzione. Lo strumento riduce il rischio di sottodimensionamento e sovradimensionamento della capacità produttiva e permette di accorciare i tempi di progetto. Inoltre è utilizzabile in diversi contesti. Abbiamo visto un esempio applicato su una macchina, può essere applicato nell'ambito del processo, nell'ambito manifatturiero, dei trasporti e dei servizi, per citare alcune possibili applicazioni. Tra i principali svantaggi, possiamo trovare che se il sistema è complesso è necessaria l'ottimizzazione dei parametri di simulazione visti in precedenza, in particolare la durata della simulazione, per evitare di avere un modello che abbia dei tempi di calcolo eccessivi. La complessione del processo di simulazione non è banale, quindi sono richieste delle competenze, in particolare sono necessarie delle competenze in ambito statistico, soprattutto per la fase di validazione, di valutazione delle modifiche implementate, dove avete visto, possono essere necessari dei test statistici, dei test di ipotesi.
Gli strumenti software non sono di banale utilizzo e per la validazione è necessaria la conoscenza delle prestazioni reali del sistema, perché nella validazione bisogna fare il confronto fra quali sono, qual è la realtà fisica e qual è l'output del modello costruito per vedere se sono aderenti. Infine, l'ultimo svantaggio, che forse è quello più comune che si può ritrovare, è il fatto che per applicare l'analisi RAM è necessario avere dati disponibili ed informazioni che siano attendibili e che permettano di conoscere e di analizzare effettivamente la realtà fisica che si vuole indagare. Tra i più importanti vantaggi, come abbiamo appena visto, che il metodo può vantare, è l'ampio campo di utilizzo. L'analisi RAM può essere utilizzata per impianti industriali complessi al fine di individuare quali sono i componenti di impianto maggiormente critici in termini di impatto sulla disponibilità e per valutare quantitativamente la bontà della revisione dei piani di manutenzione. Può essere utilizzata per quantificare i benefici che si possono trarre nell'adozione di scelte progettuali, ad esempio di ridondanze in una macchina, come abbiamo visto per l'esempio della pompa centrifuga. Allo stesso modo, l'analisi RAM può essere utile per dimensionare linee di produzione in ambito manifatturiero, individuando i colli di bottiglia in termini di affidabilità e manutenibilità, su cui implementare interventi di rilassamento, al fine di aumentare la capacità produttiva della linea. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie a te Matteo per il contributo, per la preparazione del webinar e per aver illustrato in una maniera sintetica ma abbastanza chiara dei concetti non banali, in quanto credo che anche i partecipanti abbiano potuto apprezzare come si tratti di una metodologia fondamentalmente avanzata, che sfrutta uno strumento di tipo un approccio sperimentale alla simulazione per dare risposta a delle problematiche che sarebbero di difficile risoluzione se le volessimo risolvere, diciamo, in forma chiusa con dei metodi, diciamo, di tipo deterministico. E a questo punto è il tempo, diciamo, abbiamo di una decina di minuti per rispondere alle domande. Invito coloro i quali abbiano dei dubbi o delle curiosità a scrivere sulla chat e a sottoporle. Intanto rispondo a quelle, proviamo a rispondere insieme anche a Matteo, a quelle che sono apparse, diciamo che sono state generate durante l'esposizione. Allora, la prima domanda per sviluppare un progetto di questo tipo, quanto tempo può essere necessario? La domanda è di carattere generale, ma sicuramente va sul concreto. Trattandosi di una metodologia, diciamo, abbastanza innovativa, lasciatemi dire un po' sulla frontiera di quelle a disposizione dell'ingegneria di manutenzione, è chiaro che la domanda che uno si pone è: ma per fare un progetto, per portarlo in fondo, quanto tempo è necessario? Allora, normalmente, come tutti i progetti di simulativi, ci sono tre fasi principali: la fase di raccolta dati, la fase di elaborazione del modello e di lancio dei run simulativi, e poi l'ultima fase, che invece è la fase di post-elaborazione delle informazioni che il modello restituisce, che la simulazione restituisce. E ciascuna di queste fasi può avere una durata, diciamo, abbastanza variabile in funzione
della quantità di dati e di impianti o di oggetti, a tipologia di oggetti che io vado a simulare. E come aveva detto Matteo, l'ambito di applicazione è praticamente sterminato, sconfinato. Noi abbiamo fatto applicazione nell'ambito dei trasporti, fino all'ambito di industria di processo, oil and gas, chimici, oppure sempre industrie, per esempio, del mondo dell'acqua, del trattamento delle acque. E diciamo che normalmente sono progetti che difficilmente, comprendendo tutte le fasi che ho appena citato, possono essere ridotti, in una tempistica inferiore a 6-8 settimane. E in questo caso parliamo di impianti piccoli, medio piccoli, mentre per impianti molto grandi, possiamo arrivare a progetti che abbracciano 6-8 mesi di svolgimento. Una fase molto, molto dispendiosa è la fase di raccolta dati, mentre la fase di modellazione, è abbastanza, diciamo, standardizzata, in quanto un modellista RAM conosce, le tempistiche. Quindi diciamo che si può andare da una durata di 6-8 settimane a una durata di 6-8 mesi, è molto variabile in funzione dell'applicazione. La successiva domanda è, che tipo di dati sono necessari per sviluppare un modello e quali sono le fonti? Allora, fondamentalmente un modello di tipo RAM, o RAMS, se vogliamo metterci anche dentro l'aspetto sicurezza, ha bisogno di dati che provengono dal sistema informativo di manutenzione. Quindi, le fonti principali di dati sono ovviamente il P&I, l'equipment list, l'equipment register, dipende come lo definite, i P&I. Dopodiché è necessario avere dei documenti che ci illustrano lo sviluppo, come funziona l'impianto, quindi un manuale di processo piuttosto che un manuale di conduzione dello stabilimento o della macchina. E dopodiché la restante parte dei dati, quindi dati affidabilistici, quelli che proprio riguardano la natura del progetto, quindi tassi di guasto, durata della manutenzione, piani di manutenzione, sono dati che vengono raccolti ed elaborati partendo dal sistema informativo di manutenzione. Quindi fondamentalmente, le fonti di dati sono due, diciamo, una parte di informazioni provenienti dal progetto e una parte proveniente dalla gestione. Esiste una terza fonte che Matteo ha citato, che è la fonte di letteratura, qualora per coprire alcuni gap, si decida di, utilizzare dei dati provenienti dalle banche dati. Vado avanti. Su quella domanda, l'ultima domanda, quale può essere l'obiettivo di uno studio del genere? Ma allora, diciamo che Matteo anche in questo caso ha dato ampio spiegazione. Fondamentalmente possono essere tre, li possiamo racchiudere in tre grandi gruppi. Il primo gruppo di obiettivi sono quelli che un utilizzatore di impianti ha durante la fase di progettazione dell'impianto. Cioè, io voglio andare a creare un impianto che ha una certa disponibilità, quindi una certa capacità produttiva garantita da un punto di vista tecnico. Per fare questo, la simulazione RAMS ci permette di stimare la disponibilità in termini di ore di produzione annuali, in base all'architettura dell'impianto. Quindi, in base a come io vado a progettare, a costruire, ad accoppiare i sistemi e gli impianti, mi dà una stima della produzione. Quindi, in fase di progettazione è un supporto per la progettazione, in quanto è in grado di, stimare la capacità produttiva, tipicamente in ore annue.
Quando l'impianto viene costruito e ci si appresta al suo utilizzo, o siamo, durante la fase già di utilizzo, l'analisi di Ramsten è uno strumento fondamentale per andare a costruire un piano di manutenzione in fase iniziale e quindi per andare poi a validarlo durante, l'utilizzo. Quindi io ho il mio impianto che ha determinate problematiche di tipo manutentivo, vado a implementare delle modifiche al piano di manutenzione. Prima di farlo nella realtà, provo ad avere un riscontro dal simulatore per avere che tipo di risultati mi devo attendere da quello che andrò a fare. Sempre in ambito esercizio, un altro strumento, un altro obiettivo potrebbe essere quello di andare a valutare delle modifiche di impianto o dei revamping e andare a capire quali vantaggi, quali benefici ne traggo in termini di disponibilità complessiva utilizzando, proprio la simulazione. Lasciatemi dire che l'esperienza che sia Matteo che io, che anche gli altri tecnici in Sipex facciamo, è che un'analisi RAMMAS è molto efficace se viene, se, la, se, la, se il suo sviluppo parte già nella fase di progettazione dell'impianto o del prodotto che si sta realizzando e viene aggiornata in ogni fase di vita di questo impianto. Quindi io la predispongo, faccio un modello in fase di progettazione, modello preliminare, poi lo affino durante tutte le fasi di progettazione, quando passo dalla progettazione di fattibilità, dallo studio di fattibilità, passo alla progettazione di dettaglio, farò un affinamento del modello, dopodiché metto in esercizio l'impianto, mi porto dietro questo modello e lo vado a implementare con i piani di manutenzione per avere sempre un benchmark, delle prestazioni reali con le prestazioni stimate dal modello, che sono quelle ovviamente ideali e che si discostano dalla realtà per ovvie ragioni di concretezza. Ecco, quindi questo strumento che rappresenta la metodologia più avanzata in ambito di ingegneria e di manutenzione è molto utile se segue l'impianto, il prodotto in tutto il suo ciclo di vita. Direi che mi indicano dalla regia che non ci sono ulteriori domande. La tematica sicuramente è una tematica che da un punto di vista teorico ha delle difficoltà abbastanza significative, ma queste sono, completamente bypassabili tramite i software che sono, sul mercato e che utilizziamo per le modellazioni. Se nel caso foste interessati a ricevere maggiori informazioni, contattateci tramite i canali a disposizione, tramite il sito internet o la posta elettronica e saremo a vostra disposizione. Io ringrazio Matteo per il contributo e per l'ottima presentazione. Vi ricordo che questa, come quelle già passate, sarà disponibile offline da poter rivedere a vostra disposizione. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie ancora Matteo e a presto.